Sono già più di 25.000 i passeggeri che hanno scelto di raggiungere le principali località costiere della provincia di Salerno utilizzando le vie del mare. È dunque già più che positivo il bilancio di Cilento Blu, uno dei progetti più strategici del settore trasporti della regione Campania, attraverso il quale si collegano le principali località costiere attraverso i traghetti. A sottolinearlo è il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, che fa notare come il dato di 25.000 passeggeri sia fermo al 10 agosto e quindi destinato ad aumentare con le prossime corse di collegamenti che dureranno per il mese di settembre. Altro dato interessante è il trend in crescita rispetto allo scorso anno. Ad Acciaroli è stato registrato un più 70% di arrivi attraverso le vie del mare e più 40% a Casalvelino, più 30% a Castellabate. Sorprendente anche il dialogo via mare tra le località più belle della Campania, oltre 6.000 persone in movimento dal Cilento a Capri, Amalfi, Positano e viceversa. La Campania più bella, fatta di meravigliose coste e incantevoli isole, continua a conquistare tantissimi viaggiatori, è il commento finale del consigliere regionale presidente della Commissione Trasporti.